Eccoci qua a Kuala Lumpur, in una delle vie più suggestive della città. Siamo esattamente nel quartiere cinese. Vi mostrerò giusto velocemente una carrellata perché è un posto affascinante, può offrire veramente delle emozioni forti al cosiddetto turista pellegrino viaggiatore. Ecco, allora, in questa via generalmente avevo già anche girato un video. È tutta piena di bancarelle. Oggi, stranamente, non so per quale motivo, il centro è stato liberato, per cui è proprio l'ideale per fare le riprese, perché ci sono perlomeno degli spazi dove potersi muovere. Ecco, qui abbiamo, per esempio, è giusto così a titolo informativo, qui abbiamo le scarpe. Chiaramente sono tutte scarpe di marca, originali, costano meno della metà della metà. Qui abbiamo altri marchi famosi. Continuiamo perché non mi posso soffermare su un punto specifico, perché è vietato assolutamente fare delle prese, si incazzano come bestie, è anche già successo che escono fuori con i coltelli. Questo qua è il famosissimo carretto, perché di sera fanno uno spettacolo con delle magie. Qui, come potete vedere, troviamo borsellini, altre oggettistiche varie. Cos'è che mi dicono di filmare questo, che porta il carrettino con le bibite. Qui troviamo sempre calzature, lì abbiamo il famosissimo reparto, faccio una zoomata da lontano, con tutti i modelli. Qui chiaramente sono i Rolex originali. Ok, ci stanno salutando, ciao. Good day. Ecco, continuiamo la nostra carrellata. Ecco, queste sono le emozioni che offre questo angolo della città, la Chinatown. La Chinatown a Kuala Lumpur, secondo me, è uno dei posti più autentici, perché di sera sono andato a girare nella zona più centrale. Lì tutto è alla europea, ci sono i famosissimi brand della ristorazione internazionale. Chiaramente non sono venuto qui per cercare le repliche di quello che c'è occidente, ma per vivere una emozione molto più autentica, molto più legata a quelle che sono, gli usi e le tradizioni del posto. E questo posto offre veramente tantissimo. Passata questa linea centrale che ha le bancarelle, vi è la linea dei negozi, vi farò vedere anche la linea dei negozi se riesco. Ecco, qui sono entrato nella linea, nel sottobanco, diciamo. Qui ci sono tutti, questi qui sono tutti i negozietti. Qui abbiamo la giocattoleria, praticamente qui si trova veramente di tutto. Se volete comprare un giocattolo, una Lamborghini per il vostro bambino, la trovate qua. Se veramente lì troviamo le ciabatte, altre cose. Continuiamo qui, se vi serve un marsupio per viaggiare. I prezzi, devo dire, non sono così bassi come in Cina sono molto più economici. Tuttavia, rispetto ai prezzi che ci sono in Italia, probabilmente, io non vivo in Italia, ma presumo che si possa risparmiare tantissimo su alcune tipologie di articoli. Ecco, qua troviamo i famosissimi posti dove ci sono tantissime cose. Non ama la gente qui farsi riprendere, per cui scappo via velocemente. Borse, vi serve un trolley per poter servire, altre borse da donna. Ok, ritorno nella street, in centro. Eccoci qua, siamo ritornati nella via centrale. Ecco che ho scoperto, questi qui sono i negozi portatili, stanno arrivando adesso. Io gli altri giorni evidentemente ho dormito proprio tantissimo ed erano già qua. Questi arrivano nella seconda metà della giornata. Oggi mi sono stato un po' presto, non c'erano ancora, infatti mi chiedevo, strano che la via non è già tutta occupata. Stanno arrivando adesso, arrivano, sbucano come funghi. Qui, se volete comprare delle verdure, questi qua, verdure, frutta, questi qui sono dei grappoli di una frutta stranissima che non sappiamo ancora bene cos'è.
poi sicuramente proveremo tutto. Questi qui sono dei frutti che non si riesce a capire neanche questi bene cosa siano. Hanno il colore delle prugne ma non sono delle prugne. Continuiamo adesso la nostra passeggiata, andiamo qui più avanti. Mostriamo, qui vendono dei profumi, sicuramente sono originali. Continuiamo, andiamo avanti. Ecco, questo è quello che offre la città. Come potete vedere in alto è tutto arredato così come secondo la tradizione popolare cinese. Ci sono i famosissimi palloni, adesso ne zoom uno se si riesce a vedere qualche cosa. Ecco, è tutto addobbato, la via è molto bella, abbiamo anche delle piante ed è tutto così come deve essere, molto reale, molto suggestivo. Qui non è creato ad arte per il turista, vedete, tutto un po' messo così a casaccio, però è proprio questo il fascino. Ecco, lungo questa via si trovano diversi alberghetti dove poter soggiornare nel quartiere cinese. Io infatti soggiorno in un posto molto alla buona, ma veramente molto alla buona qui, e qui non credo proprio che esistano hotel di lusso, anzi sicuramente gli hotel di lusso sono più nella zona di grattacieli poco più avanti, un chilometro avanti da qui. Per chi ha bisogno e necessita di tutte le comodità, sicuramente Kuala Lumpur può offrire anche degli hotel delle cosiddette catene internazionali, c'è lo Sheraton per esempio, Marriott, ci sono tutte quelle catene che le persone che possono spendere sicuramente qui potranno spendere quanto vorranno nelle strutture alberghiere. Ecco, qui troviamo anche tutta una carrellata di occhiali. Ecco, qui abbiamo la famosissima magliette Hard Rock Cafe, Superman, se volete acquistare Starbucks, se volete acquistare delle magliette ricordo. Ecco, qui è proprio l'ambire, i brand internazionali. Io sto sempre lontano da queste cose qua, cerco sempre i posti più autentici, andare lì è come andare al McDonald's. Ecco, ok, qui abbiamo anche l'omino che vende i cappellini. Ciao, good day, you sell Rolex watch? Ok, and gun, working gun, ok, ok, thank you, good job. Ecco, contentissimo perché l'abbiamo salutato. Questa gente nel suo costume tipico, abbiamo la gente qui, ci salutano, ok? E qui siamo arrivati alla linea dove da qui si prendono i taxi. I taxi più o meno con 5 euro in centro col taxi ci si sposta, penso che sia il prezzo turistico 5 euro, io credo che la gente locale li paghi molto meno, però non ne sono sicuro. Ecco, in Cina i taxi costano molto meno, tipo 10 volte di meno, almeno per questo tipo di brevi distanze, però si compensa tutto col fatto che c'è il bus gratuito. Io infatti adesso sto andando a prendere il bus gratuito e poi ci sentiamo a dopo. Ecco, i cambi valuta, li vedete, hanno fuori esposti il cartellone, sono ben visibili questi cambi valuta. Ok, a dopo.